Marta, lo sai che giorno è? Oggi è il 10 e 2 giorni fa abbiamo fatto entrare Ascanio. Ok, ma oltre a questo è il primo giorno che noi filmiamo nel 2020. Che tra l'altro, essendoci portati avanti col crimine Natale, tipo 2 mesi che Sì, è non... tipo 2 mesi che non giriamo video. Ah! Ma infatti, abbiamo una novità. Oltre a questa che vedete, che sarete già... Immagino, perché poi è una cagata, perché siete senza fiato per sta roba, non lo so. Però, abbiamo un'altra novità. Sigla. Mi scrivi, scrivi, la 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 la. E c'è la sigla nuova, quanto è carina la sigla nuova. È rosa. Ho tolto un po' di rosa dallo sfondo per metterlo nella sigla. Questo è il nuovo sfondo, ma l'ukulele lì si vede solo in parte. Ok, così l'ukulele mi piace molto di più. Allora, benvenuti nel primo video del Crimianno. Questo sarà il Crimianno. Ho deciso che questo sarà il video su YouTube e voglio impegnarmi un sacco su YouTube perché alla fine, con tutti i progetti, con tutte le cose, che alla fine YouTube lo sempre poco e quindi non mi pare giusto. A proposito, per il 2020, a dire anche meno parolacce in video e diventare più family friendly. Anno nuovo, sfondo nuovo! E questo è il nuovo sfondo di alcuni dei video, perché in realtà abbiamo studiato, il vantaggio di avere un assistente è anche quello di non parlare continuamente da sola, ed avere una persona che ti dice quest'idea fa c***are ogni tanto. E quindi non essendo una conversazione solo con me stessa, adesso avendo sia l'agenzia che avendo Marta, probabilmente riuscirò a tirare fuori qualcosa di migliore e meno ego riferito. E avremo dei format per il quale la postazione sarà questa, avremo dei format per il quale la postazione sarà questa. Queste avremo dei format per i quali la postazione sarà quella, quindi sarà tutto molto bello. Questa parete, vi ricordate com'era questa parete? Un attimino, facciamo un attimino un trip on the memory lane con una musichina dolce, nostalgica. La parete era rosa, c'erano i fiori di carta e io devo dire una cosa: da quando io ho il sospetto di essere autunno, ho notato in effetti che i colori caldi mi stanno tantissimo meglissimo. I colori freddi non ci devono essere dove c'è anche la mia faccia. La mia faccia deve essere circondata da colori caldi, oppure colori in palette come questo, che in teoria è nella palette dell'autunno. Adesso Rossella Migliaccio, oppure qualche armocromista mi uccide, mi fulmina, No, mi... l'ottanio in teoria, da quello che io ho E non è capito. Vabbè, ottanio. verde acqua, insomma. Sì, però dovremmo controllare. Controlla se è in palette sto coso. Vabbè, insomma, quel colore lì, sia il colore del muro che il colore dei fiori, era molto freddo. Infatti, i video che io giravo con quel muro lì mi vedevo molto sbattuta. Invece, vedete come sono rifiorita dopo le feste? Potrebbe essere stata l'influenza gastrointestinale terribile che ho passato, oppure potrebbe essere un nuovo muro. Chi lo saprà mai? Ah, io ho deciso che da quest'anno li chiamo cosini. Voi non siete più i cremini, siete i cosini. Ciao cosini! Cosini e cosette? O cosetti? No, anzi, rispondete al sondaggio qui di lato, non mi ricordo mai da che cacchio di lato è. Volete essere chiamati cosini o cosetti o cosini e cosetti e cose così. Lunghissime perifrasi per dire il niente. Allora, il muro era un rosa flamingo. Il rosa flamingo era abbastanza caldo, ma era tanto raffreddato da questi fiori che mi aveva dato Mio Gallery. Mio Gallery, gentilissimo, erano durati anche bene. Tuttavia, essendo un muro che io scontravo spesso, qualcuno l'avevo già tirato giù, quindi era una cosa che volevo sfare. Purtroppo io volevo regalarli alla bimba di Chiara Viola, alla quale devo una consulenza di design di interni, non me lo sono dimenticata, prima o poi verrò da te e la faremo. Volevo darli a lei per la cameretta, però purtroppo tirandoli via si sono distrutti. Cioè, non era possibile, anche provando con la spatolina, si sono sfatti, si sono accartocciati, quindi purtroppo quei fiori sono diventati combustibile per una pizza. Quanto siamo ecologici noi? Greta ride. Greta ride. Greta ride. Ok, d'ora in poi sarà anche questo E parte poi del Greta nostro ride e Greta gergo. piange, cioè quando tu sei proprio nella merda nell'ukulele e prendi una roba di plastica, cavolo, Greta piange, però è super. Ah, dobbiamo trovare una parola migliore di ukulele per dire le parolacce perché è troppo lunga. Ma in realtà tipo Belin non è una parola. Belin è proprio una parolaccia. Guarda, tutti i liguri all'ascolto ti confermano che Belin è una Sì, parolaccia. però è un intercalare. È anche la bestemmia un intercalare qui a Spezia, quindi non conta. Viviamo in un posto nel mondo in cui le bestemmie vengono usate come intercalari. Ditemi se non è terribilmente provinciale e grezzo e irrispettoso. Stavamo parlando dei fiori. Stavamo parlando dei fiori, come siamo finiti alle bestemmie? Che cactus dici? Cactus?
cactus, va bene, cactus. Fiori e piante, che cactus dici? Che cactus dici? Sarà cactus, è una cosa del cactus. Perfetto, stiamo già settando il nuovo gergo, perché quest'anno è l'anno della svolta per il canale e questo è il nuovo gergo, ragazzi. Ci saranno tutta una serie di parole, di modi di dire, sarà un fallimento e tornerò a dire le parolacce tra due giorni, però ci divertiremo molto. Quindi, abbiamo tolto i fiori e io vorrei dire a mio padre che pubblicamente che è un santo. Grazie papi, sei un santo, perché lui mi aveva detto di non mettere, me l'aveva detto di non mettere i fiori appiccicati alla parete. E tu avevi anche detto quando l'hai fatta? Ovviamente quando li staccate viene via un pezzo di muro, di intonaco, cioè non è proprio una roba sana per il muro. Infatti mio papà quando ha visto che li metteva era tipo... Cioè in alcuni casi togliendo i fiori si spellava anche il cartongesso, quindi abbiamo dovuto... Vabbè, abbiamo intanto la prima fase, prima anche di togliere i fiori, abbiamo spostato quell'armadio che c'è lì. E io non avevo idea, cioè io sono cose che per me sono sotterranee, impossibili e un po' magiche. Io facendo i lavori con mio papà scopro cose tipo che ci sono, c'è gente che passa i tubi sotto le nostre case per farci arrivare l'acqua. Cioè per me è una roba magica. Cioè una soluzione, allora secondo me completamente illogica sarebbe... Farebbero prima inventare qualcosa di tecnologico, tipo il teletrasporto dell'acqua, che passare i tubi sotto tutte le città. Almeno io la penso. È per me le cose che abbiamo in casa, tipo l'acqua, il gas, la corrente elettrica, sono un po' magiche. Facendo questa casa ho fatto passare a mio papà i cavi, cioè i cavi si passano facendo così in un buco. Io non pensavo. Vabbè, a parte questo, un'altra cosa che ho scoperto è che gli armadi incassati nel muro si possono spostare e che sono facilissimi da spostare. Io non pensavo, cioè la maggior parte dei problemi è risolvibile con la forza bruta. Tipo, questo armadio qui era fissato da 4 viti, 1, 2, 3 e 4, le togli, fai così con forza bruta e un pezzo viene via. Lo sposti, fai un po' così, lo sposti, ci sia proprio il movimento è questo, lo sposti, l'abbiamo messo tipo qui dove è la telecamera più o meno, ovviamente l'abbiamo svuotato e abbiamo pitturato lì dietro, perché anche lì dietro era rosa, che io gli ho anche detto papà ma non lo vede nessuno, ma lui l'avrebbe saputo e ci avrebbe pensato sempre e quindi abbiamo fatto così. E evidentemente le mie tare io le ho ereditate da qualcuno. Poi una volta fatte le due mani di vernice lì, messa ad asciugare con il phon, abbiamo rimesso l'armadio e ci siamo dedicati a questa parte di parete. Abbiamo tolto i fiori come dicevo prima con risultati disastrosi. Abbiamo stuccato prima di pitturare. Quando lo stucco è stato asciutto, e c'ero io che facevo così col phon, è stata una delle cose più noiose della mia vita. Quando abbiamo asciugato lo stucco, a quel punto abbiamo dato due mani di parete. Due mani di vernice. Io sono stupita del fatto che un colore così scuro come era prima, perché era un rosa scuro, sia venuto via con questa facilità disarmante. A proposito, abbiamo tolto lo specchio che era lì e ho preso quello specchio lì in sostituzione che poi vi faccio vedere bene. Non era meglio lo specchio grande, l'ho data a mia mamma perché in camera di mia mamma ci sta oggettivamente bene, l'abbiamo fatto un angolo trucco perfetto, ma il fatto è che mia mamma non fa un trucco di precisione, io per l'eyeliner comunque, anche se mi sono operata, mi devo avvicinare, cioè sono più o meno a questa distanza qui quando mi do l'eyeliner, forse anche più vicina. Quindi... quello specchio lì fissato al muro mi dava fastidio, in più non è proprio uno specchio da trucco quello, è uno specchio decorativo perché è di Maison du Monde, non è di un brand che fa specchi da trucco come questo. Infatti se notate questo specchio qui non ha le due lampadine sul fondo, perché? Perché la luce che ti viene addosso a quell'altezza lì dà fastidissimo, infatti io che poi ho gli occhi tanto sensibili dopo l'operazione, cioè io la luce la tollero veramente poco ancora, a me dava fastidio avere questa quantità di luce davanti. Voi direte, potevi togliere le lampadine, oppure, visto che anche la dimensione dello specchio, il fatto di non poterlo spostare mi dava fastidio, potevo prendere un altro specchio. Questo l'ho preso su Amazon per 60 euro. È una bomba, è una mina, ce l'ho da... quanti giorni sono? 4? 4 giorni mi ci sono truccata e l'ho amato tutti i giorni. Che cioè, per adesso tutte le volte che lo accendo è una gioia, cambi la temperatura del corpo. È una gioia e basta, cosa volete che vi dica? Questo specchio qui mi risolve un sacco di problemi. Uno che lo posso spostare per l'inquadratura, appunto, perché di solito è al centro della console e per l'inquadratura, per fare giochini di luce carini, lo posso spostare. Quello lì era tanto grosso, tanto pesante, appunto, era più per una persona... che non si trucca tanto, stranamente, che per una persona che davvero si trucca tutti i giorni in modo abbondante. Quindi sono andata sul più piccolo, c'è anche così più grande, però io l'ho scelto volutamente più piccolo perché mi ci trovo davvero meglio, anche a farmi i capelli. Io pensavo che il problema sarebbe stato il fatto che non avevo un grande specchio per farmi i capelli, in realtà pure meglio così. Cioè, non so il motivo, però davvero
mi ci trovo benissimo. Ovviamente abbiamo girato la console perché prima appoggiava su questo muro, invece adesso appoggia in modo stabile su quelle, mi piace molto di più anche appunto come inquadratura video, anche perché ho il rinforzino della luce naturale, cioè se io voglio girare i video la mattina ho la luce naturale, o come oggi ho la luce delle 5 di sera perché non c'è luce, cioè sono 15 minuti e 34 di girato e ancora non ho detto un c***o. Non ho detto un cactus. Una volta che abbiamo dato le due mani di vernice qua, il bianco allarga tantissimo, cioè questa stanza sembra immensa adesso. E il tuo sguardo? Il mio sguardo spazia. Ecco un altro un'altra cosa del gergo che mettiamo. Facciamo spaziare lo sguardo su qualsiasi cosa. Anche un prodotto che ti fa degli occhi belli fa spaziare lo sguardo. Basta ragazzi, cioè il vocabolario si va allungando. Qui ci sarà un compendio del vocabolario finora. Sì. Il Creamictionary. Praticamente abbiamo fatto questa parete qui. Io avevo già comprato i pannelli tipo da 6 mesi perché già avevo capito che volevo allargare la parete. Questi pannelli qui in realtà sono abbastanza facili da mettere, anzi io vi dico, lo consiglio per le camere dei bambini perché si pulisce con l'acqua da Dio. Tipo io qui avevo una macchia gigantesca dei pennelli perché prima i pennelli erano qui e c'era tutti i prodotti, ho detto non verrà mai via, sul muro non sarebbe mai venuto via, questo ci ho dato una botta di spugna. Serenissimi. L'unica cosa difficile che abbiamo dovuto fare gli scassi anche nel pannello che era prima accanto allo specchio. Accanto allo specchio prima c'era un pannello che avevamo lasciato quadrato senza scassi, lato specchio, e invece abbiamo dovuto ovviamente operare con il taglierino e staccarli. Quella è stata la parte più noiosa, ma in realtà poi questa parete qui viene su che è una schioppettata, basta prendere una bolla e fare il primo dritto e poi vai. In realtà la cosa che io consiglio è tracciare una linea sottilissima a matita sopra che sia in bolla e vi fate la linea. A quel punto, seguendo quella linea lì, è impossibile sbagliare, e vi consiglio di fare gli scassi perché se voi vedete questa parete veramente sembra un pannello unico, viene benissimo perché essendo un po' gommosetta la riuscite anche un po' a strecciare, a correggere gli errori. Io sono contentissima. Poi mi dovete dire cosa dovrei fare di questo muro di Polaroid qui, che adesso è un po' in mezzo, un po' senza senso. Io avrei l'idea di comunque allargarlo, perché comunque io sto mantenendo l'estetica rosa, quindi su Instagram, anzi seguitemi su Instagram, come sono fluida in questi passaggi. Farò vedere tipo Crosis di Maurizio. Belina, cioè Maurizio, hai solo Belina! Cactus, Maurizio, hai solo da imparare da me. Ok, abbiamo fatto questa parete e praticamente il primo giorno si è concluso perché abbiamo anche spostato, cioè io continuo a dire abbiamo spostato l'armadio, è stata una roba di 10 minuti, però io sono ancora sconvolta dal fatto che queste cose enormi si possano spostare, per me non esiste. Siamo andate a dormire e il secondo giorno, che in realtà è stato 3 giorni dopo, abbiamo ricominciato a lavorare. Io avevo preso una borsata di fiori finti da Ikea che sono avanzati alla grande, potete prenderne la metà, io anzi vi metterò qui le dimensioni di questa parete e quanti fiori ho usato per farla, così magari vi può essere utile. Ho utilizzato una banalissima lenza da pesca, è una lenza 0,4 mm, che quindi non è neanche delle più sottili, è a metà, c'è quella da 0,5, c'è quella da 0,3 e poi c'è quella da, ovviamente, da 0, e mi pare la Palissiano, anche la Palissiano è nel nostro, sì, è la Palissiano. Quindi questi fiori che ho preso a Ikea, alcuni in realtà tipo i tulipani che vedete che sono i miei pezzi preferiti, li ho presi in un altro negozio perché li ho trovati, sembravano veri e li ho presi tipo 6 anni fa e quindi è stato bello anche poterli riutilizzare per questo progetto. Ho tagliato i fiori e li ho divisi in gruppetti. Il mio consiglio è non farli troppo cicciotti, vedete che sono tutti abbastanza lineari e semplici, perché altrimenti davvero ragazzi diventa un bosco. Voi non volete un bosco verticale, volete una robina, una cosina leggera, un accento. Dovete fare degli steli singoli di fiori, perché ovviamente Ikea vi vende dei papocchi di fiori, cioè delle cose che hanno magari 3-4 fiori, che va bene, li tagliate semplicemente con la tronchesina. Prendete una tronchesina potente e affilata, perché per mia esperienza vi sfate la mano altrimenti. Come prima cosa abbiamo deciso quante file di fiori volevamo fare, più o meno banalmente abbiamo impoggiato i fiori, abbiamo capito che volevamo farne 8. A quel punto abbiamo piantato 8 gancini. Perché 8 gancini? Perché hanno 3 chiodini. Il nostro problema è che questa è una parete di cartongesso. Senza un appiglio oppure una filettatura, il cartongesso in genere fa un po' fatica a tenere le cose, soprattutto in tensione. Quindi questi gancini ovviano a quel problema lì perché hanno 3 chiodini e quindi nessuno è più in tensione uno dell'altro. E dovrebbero reggere, anche perché abbiamo messo anche i chiodini in fondo.
quindi abbiamo messo i chiodini in corrispondenza, in bolla in fondo, a piombo, in modo tale da tendere il filo, perché così questa parete è anche rimovibile ed aggiustabile, anche perché qui sopra di me ci sarà una piccola insegna neon dopo. Insomma, da quando ho la scritta nell'ufficio ho capito che io amo il neon, il mio futuro è nel neon, io devo essere circondata da neon, qualsiasi cosa succeda io voglio i neon, anche le mie bajoure. In realtà stavo pensando a letto, sopra il letto, di metterci Daniele Davide con il neon per fare la bajoure. Sono dimmerabili, è bellissimo! A parte questo, io... Amo la convinzione con cui tiri fuori queste idee così estemporanee! Facciamo i neon nelle bajoure. In bagno, no? Oddio! Scriverci una cosa tipo create something today even if it's shit. È bellissimo. Lo devo vedere mentre faccio la cacca. Per forza. Adesso, niente Marta, mi hai creato un bisogno. Un bisogno in tutti i sensi. Io adoro come questo video deve spiegare come abbiamo fatto una parete di fiori e stiamo parlando tutto tranne che di fiori. Ma buon anno! Allora, questi fili sono in tensione, quindi praticamente noi non abbiamo annodato i fiori, essendo in tensione basta girarli e girarli in fondo, abbiamo fatto due giri, uno sopra uno sotto nel fiore e il fiore resta in mezzo, non serve fare il nodino. Abbiamo fatto la prima riga, che è stata la più difficile, nella prima riga ho deciso che volevo alternare il bianco con il colore, ma anche il fiore lungo con il fiore corto con l'erba, perché ci sono dei rami che sono solo foglie e erba. E a quel punto abbiamo iniziato, quindi sempre alternando, come vedete anche sopra, nella riga quella proprio superiore, c'è un fiore piccolo, un fiore grande, un fiore piccolo, un fiore grande, alternati anche con un fiore colorato, un fiore bianco, un fiore colorato. Questa è stata più o meno la logica per fare venire una cosa omogenea. Se voi seguite una logica è molto più facile continuare, altrimenti se fate a caso rischiate di trovarvi poi tutti dei fiori che non vi piacciono alla fine, è un casino. Appunto, come vi dicevo, abbiamo semplicemente teso il filo. Questi fiori qui hanno il vantaggio che sono scorsoi, appunto non essendo non annodati. Quindi quando tu molli il filo lo puoi anche far scorrere un pochino. Infatti noi abbiamo lasciato lo spazio di 5 cm per il bordo della scrivania, che altrimenti sarebbe andata a schiacciare i fiori. In realtà questo lavoro qui, questa parete qui, in due orette, se avete il materiale necessario lo fate, non è un grandissimo problema. Poi appunto abbiamo organizzato la postazione trucco in questo modo. Quando io apro il cassetto c'è pochissima roba, pochissima roba, tutto su un livello. Prima avevo vari strati di varie cose che non servivano assolutamente a nulla, invece qui ho le cose che voglio usare tutti i giorni e sono quindi delle cose che so già che performano e che non devo recensire, e quindi ho deciso di tenere un massimo di 4 palette qui dentro e poi semmai cambiarle. Per esempio adesso voglio cambiare quella di Norvina di Anastasia Beverly Hills con la Dreamy 1 di Nabla per giocarci un pochino, e cioè così almeno ho anche l'abilità con il decluttering fatto in uno dei video del Criminatale, che se non avete visto molto male andate a vedere, con lo spazio che ho nel decluttering riesco anche a vedere meglio che cosa ho in archivio e riesco dall'archivio a tirare fuori il fondotinta, il correttore che voglio provare, la cipra che voglio provare, la paletta, appunto. Insomma, ora ho tutto funzionale e questo è il cassetto delle cose che io uso tutti i giorni. Dei rossetti che so che mi stanno bene, dei prodotti sopracciglia che so che funzionano, che sono per lo più Benefit nel mio caso, e così via. Il carrellino è l'aggiunta, che in realtà è una cosa che avevamo studiato con Marta anche proprio all'inizio del Criminatale. Il carrellino è interessante perché ha nel piano superiore il Dyson con la sua custodia. In realtà ora per il video l'abbiamo chiusa, ma in genere resta aperta e attaccato il cavo dietro la scrivania. Poi lì sopra ci sono dei profumi, il secondo ripiano è per capelli, quindi tutti i prodotti per capelli che io uso, ma vanno dai becchi di pappagallo, alle forcine, agli elastici, i becchi... Il mio balsamo della Revlon che vi consiglio di comprare, i miei cristalli liquidi di Alpha Part che vi consiglio di comprare, tutti i prodotti citati in questo video sono linkati all'info box, con o senza l'affiliazione Amazon. Alcuni hanno l'affiliazione Amazon, alcuni no. Comunque se voi usate i miei link Amazon sappiate che mi rendete felice, quindi se mi volete far felice usate i miei link. Invece l'ultimo ripiano è molto interessante per me perché è una cosa super utile, è una scatola inserita precisamente, cioè ci entra con precisione impressionante, pagantissima, quando ce la metti fa. Ci sono tutte le cose che io voglio testare e recensire, quindi
questa cosa viene utile sia per le cose che arrivano in PR. Ora, lì dentro in realtà organizzeremo una box di quello che arriva in PR. Adesso, avendo fatto il decluttering da 20 giorni, non è più arrivato niente oppure è arrivato molto poco e l'abbiamo messo direttamente lì. Quando il PR inizierà a stratificarsi come fa sempre, semplicemente noi lo mettiamo in questa box, dividiamo subito le cose che vanno bene per me e che io proverò e quelle da donare, e a questo punto non ci sarà più l'accumulo. Le cose da provare andranno lì appena ci sarà spazio. Non deve essere mai più pieno di così. Anche qui ci deve essere sempre solo uno strato di prodotti, perché è inutile tenere una scatola piena di robe stratificate che intanto al fondo non lo vedi. Mai più roba di così, la provo, la recensisco o su Instagram, perché da quest'anno su Instagram farò delle mini recensioni, quindi se volete seguirmi lì, fluida come sempre, se volete seguirmi lì ovviamente vi beccherete anche le mini recensioni delle cose. Anzi, ne ho fatta una credo il giorno che faccio uscire questo video, perché io lo faccio uscire questo martedì abbiamo anche la recensione su Instagram. Ci sono delle cose che magari anche non mi sono arrivate adesso, ma che non ho ancora chiare e quindi voglio avere chiare, tipo la cipria di Mulac. Io l'ho usata 2 o 3 volte, non mi è piaciuta e ora ho detto senti, ma ho sentito varie persone che dicono che ci si trovano bene, la devo riprovare, e quindi l'ho buttata lì e la riprovo. Quando io ho i giorni in cui ho più di 10 minuti per truccarmi, attingo a quel cassetto lì e mi faccio un'idea, tipo oggi ho provato di tutto. Questa è Mama Yesh di Clio Makeup, è stupendo. Io sono evidentemente un autunno, dite a Rossella che mi deve dire che autunno sono e che non mi può dire che sono inverno, ok? Poi, lì sopra in genere c'è un volacchino di pennelli, passa volacchinis, ma che ora non stava bene nell'inquadratura, non so perché non mi ci piaceva. Che c'ha dentro qui le spugnette, il roller per la faccia e tutti i pennelli divisi per funzione, ma appunto non mi piaceva nell'inquadratura, però in genere lì c'è quello e lo specchio e basta, e vario casino, cioè poi il resto è abbastanza casinista, ma il fatto di usarlo come sfondo per i video mi motiverà a spostare la roba del casino da lì a lì, non la metterà a posto a fare questo passaggio, però lì sarà sempre in ordine. Questo specchio ho preso su Amazon, pagato circa mi pare 60 euro. È la vita, perché è touch, ma è un touch buono, cioè io prima avevo un altro specchio, quello che avevo preso con la lette che s'aprivano, che io detesto, che vorrei bruciare nel forno per farci una pizza, appunto, se non fosse tossico, e è terribile perché il touch lì era duro, cioè dovevi premere tantissimo, e invece qui appena tocchi si accende e cambia la temperatura e cambia l'intensità della luce, e appunto posso farlo o abbagliante per quando mi faccio gli occhi, poi diminuire l'intensità molto facilmente, cioè il fatto che sia dimmerabile facilmente e non tramite Alexa è molto molto comodo. Insomma, questo specchio per ora è la soluzione ottimale, anche perché si inclina. È bellissimo e non da sottovalutare, all'alimentatore bianco, e quindi non lo vedo tanto come l'altro che aveva il cavo nero che mi dava veramente fastidio. Ma ognuno potrà avere le sue fisime, no? Senza essere giudicato da Marta. Questo è quanto, questi sono i cambiamenti che ho fatto alla mia postazione. Non credo ci sia altro di notabile, ti viene in mente altro? Questa idea io l'ho presa su Pinterest, se vi ricordate l'anno scorso, prima di fare la parete. L'anno scorso o 2 anni fa? Due anni fa, un anno e mezzo fa insomma, quando volevo fare la parete di fiori, volevo fare inizialmente questa e poi mi aveva contattato Mio Gallery. A proposito, appunto, io non è che abbia tolto la parete di Mio Gallery perché fosse brutta, anzi io trovo che facciano un servizio molto molto carino e che i loro prodotti siano carini, però appunto è cambiato il mio gusto soprattutto riguardo ai colori e non mi ci ritrovavo più. Questa qui era il progetto originale che volevo fare, che avevo preso su Pinterest, vi metto la foto qui. In realtà l'ha fatta anche molto simile, se non uguale, Virginia prima di me, quindi mi aspetto il commento: hai copiato Virginia? E la mia risposta sarebbe sì, perché abbiamo copiato tutte e due la stessa cosa, credo. Io spero che questo primo video assolutamente assurdo e fuori di testa, cioè ci ho messo credo 25 minuti per spiegarvi una cosa in realtà molto molto semplice, vi sia piaciuto. Vorrei un mi piace per il Creamy Puppy, che come al solito si riconferma un santo. E non so, io gli devo regalare un drone. Agli uomini piacciono i droni, no? Io come regalo gli regalerei: non cambierò questa stanza per i prossimi 3 anni. Questo non posso prometterglielo. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia ispirato. Fatemi sapere che ispirazione avete colto, oppure che cosa migliorereste, che cosa cambiereste. Io so già che qualcuno mi dirà che la console non è centrata al muro, ma è voluto, perché comunque se vedete l'inquadratura non è perfettamente centrata, secondo me era interessante così, e poi mi serve il carrellino. Fatemi sapere i vostri consigli, datemi le vostre idee e noi ci vediamo la prossima volta. Ah, lasciatemi anche un complimento per il Creamy Puppy qui sotto, ditegli che è un bell'uomo giovane. A parte che quando
quando si vede anche nelle storie è pieno di complimenti sempre per tuo papà. Sì, scrivete a mio papà che è un gran pezzo di manzo. No, no, è inquietante. Cosa gli faccio scrivere? Ok, scrivete qualcosa di spontaneo, non nominate i manzi che poi mia mamma si inquieta. Ciao ragazzi, vi lasciamo con le nostre prove audio che sono state molto carine oggi. Chiamami pazzo o anche di più, però nel mio sogno so che c'eri anche tu. Ho aperto i miei occhi e nel cuore ora ho una nuova canzone.